Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi. Oggi andremo a vedere come giocherà la Fiorentina di Gattuso. Prima di cominciare, ti chiedo di iscriverti al mio canale se ami il calcio e il fantacalcio. E in più, se ti va, lasciami un like sulla fiducia a questo video. Vedrai che non te ne pentirai alla fine. E ora andiamo a vedere come giocherà la nuova Fiorentina di Gattuso. Dopo una stagione francamente deludente, viste le aspettative societarie e dei tifosi della Fiorentina, Iachini è stato esonerato. Va detto che è il suo secondo esonero in un anno, perché era già stato esonerato prima per provare Prandelli, che poi alla fine Prandelli non ha reso un granché. Ed è stato chiamato Gattuso, secondo me un allenatore vincente, molto sottovalutato dalle big. Gattuso è appena stato svincolato, diciamo, dal Napoli, dopo essere stato lasciato a casa anche dal suo Milan, e nonostante ciò aveva ottenuto buoni risultati, soprattutto col Milan, vista la rosa che aveva. Col Napoli avrebbe potuto ottenere qualcosina in più, però c'è da dire che è da più o meno gennaio-febbraio che De Laurentiis dice di volerlo sostituire, e sinceramente le motivazioni in quel caso scendono e poi in più i giocatori ti seguono meno. Gattuso, secondo me, è veramente l'uomo giusto per un progetto ambizioso come quello che farà la Fiorentina di Rocco Commisso. Da quanto ho letto sui vari giornali, sembra che Commisso voglia inserire altri 15-20 milioni per la campagna acquisti, più i soldi che otterrà dalle varie cessioni. Non smuoverà Dragoschi e Vlahovic, ma piuttosto farà andare via Pezzella, Milenkovic, Victor Hugo e forse anche Calleion. In totale dovrebbe avere sugli 80 milioni da spendere, e con 80 milioni, avendo già una buona ossatura e la riconferma voluta da Gattuso di Ribéry, secondo me tu puoi fare veramente una buona squadra, almeno da cercare un settimo posto, l'ultimo ticket valido per l'Europa League. Basandomi sulle notizie di calciomercato e sui moduli normalmente adottati da Gennaro Gattuso, ho voluto creare un paio di simulazioni di quella che potrebbe essere la nuova Fiorentina. Ovviamente sono tutte mie ipotesi fondate sulle notizie di calciomercato che possono essere smentite dall'oggi al domani e sui moduli di Gattuso. Restate fino alla fine, perché alla fine daremo anche un paio di nomi buoni per il fantacalcio qualora le formazioni fossero queste. Il primo schema che voglio farvi vedere è un 4-3-3, con Dragoschi in porta, a sinistra confermatissimo Biraghi, quarta farebbe da centrale, poi c'è l'assenza del centrale. Qui mancheranno diversi centrali perché andano via Victor Hugo, Pezzella, Milenkovic, resterebbe diciamo Ceccherini buono per quella posizione, ma io credo che la Fiorentina di Gattuso possa puntare ad altro. Forse io ci vedrei bene un N'Golo del Torino, scusate la pronuncia, ma non voglio perdere la monetizzazione del video da YouTube, mi è già successo con lui. O magari anche provare a dare una chance a Chiellini, che probabilmente uscirà dalla Juventus, magari per un annetto potrebbe anche tornare buono. A destra dovrebbe arrivare Isai in scadenza di contratto dal Napoli e voluto fortemente da Gattuso. Poi andiamo al centrocampo. Il centrocampo, secondo me, subirà una bella rivoluzione, se anche quella in difesa sarà una grande rivoluzione. Guardiamo il centrocampo, perché tu avrai Castrovilli che dovrebbe venire confermato. In caso di partenza di Castrovilli si parla addirittura di Jorginho, poi giocherà Amrabat, favorito su Pulgar perché è molto molto stimato da Gattuso, è un centrocampista che un po' ricorda il Gattuso dei bei tempi, forse un pochino più tattico e un pochino meno difensivo Amrabat, però sa fare gli interventi. Poi avremmo Sensi in arrivo dall'Inter, e Sensi qua con Castrovilli dall'altro lato può fare veramente bene, lascia un interdittore che comunque sa anche impostare come Amrabat. Due centrocampisti così possono dare veramente tanti palloni all'attacco, inoltre ai terzini che possono salire. Ma andiamo a vedere l'attacco. Avremmo ovviamente Vlahovic confermatissimo punta, sta discutendo adesso il rinnovo per cui resterà. A sinistra sembra che si voglia puntare Boga dal Sassuolo. Il Sassuolo chiede circa 25 milioni. E a destra Gattuso vorrebbe nuovamente allenare Politano. È un po' più arrivabile Orsolini, secondo me, e comunque potrebbe fare molto bene anche l'attaccante del Bologna in questa formazione qua. Inoltre stanno anche trattando per un vice Vlahovic. Si parla di Simi per una decina di milioni o Raspadori per una quindicina. Io sinceramente preferirei vedere qua Simi, perché comunque è un attaccante forse più rodato, anche se
con meno prospettiva, ma sicuramente vai a risparmiare. Io credo che questo 4-3-3 possa dare una buona offensività, ma allo stesso tempo una buona copertura. Secondo me questo 4-3-3 potrebbe essere una chiave vincente per questa Fiorentina. Sono molto molto curioso di vedere come andrà a comporsi questa rosa, perché verrà veramente rivoluzionata. Va detto che ogni tanto al posto di Boga potrebbe anche subentrare Ribéry, che dovrebbe restare. Ora andiamo a vedere l'ipotesi 4-2-3-1. La difesa sarebbe la stessa, con Dragoschi in porta, Biraghi quarta, un difensore centrale nuovo e Isai a destra. Ah, tra l'altro ho letto che nel caso di una partenza di Dragoschi, che non dovrebbe succedere, al suo posto potrebbe arrivare Cragno, ma è trattato da molte società in Serie A. A centrocampo noi avremmo Amrabat e Sensi. Poi sulla tre quarti avremmo Boga, Ribéry e uno tra Politano e Orsolini, con Vlahovic punta. Io sinceramente preferisco il 4-3-3 perché lo vedo un po' più duttile come schema. Sei meno offensivo forse, però rischi meno di subire dei contropiedi. Anche perché Amrabat si sa interdire, Sensi un pochino meno. Ci vedrei quasi meglio qua un Cristante o addirittura Pulgar per fare una bella diga di centrocampo, se tu dovessi tenere il 4-2-3-1. Ribéry bisogna vedere che annata ti potrebbe dare. Va detto che se tu tieni Castrovilli potresti anche tentare di rischiarlo come un trequartista un po' più basso, un playmaker basso, un po' alla posizione in cui ha giocato spesso Nainggolan nel Cagliari. Sarebbe comunque una buona Fiorentina. Io credo che questa formazione, il 4-3-3 o il 4-2-3-1, possa ambire veramente a un settimo posto, a una qualificazione europea. Anche perché Commisso le motivazioni ce le ha. Se veramente farà un buon calciomercato e darà una bella squadra a Gattuso, veramente potrebbe ottenere tante tante soddisfazioni in questa squadra. Parlando dal punto di vista fantacalcistico, ovviamente è da puntare Biraghi, perché ha reso molto bene quest'anno, anche se va detto che spesso giocava di fatto a centrocampo ed era un fuori ruolo. Punterei anche Isai nel caso, perché comunque è un terzino abbastanza offensivo, non viene da un'annata eccezionale ma può fare bene qui. E punterei anche Dragoschi, stando attenti a vedere quale sarà il centrale che arriverà a far coppia con Quarta, perché comunque Dragoschi ha tenuto un discreto ruolino di marcia, sì tra alti e bassi, ma ha retto abbastanza bene. Amrabat non lo punterei perché secondo me prenderà molti cartellini quest'anno. Se ci fosse la coppiata Castrovilli e Sensi, ci si potrebbe fare un bel pensierino su questi due, perché sì, avranno una media secondo me sul 6,3 a fine anno, e punterei forse un pelo di più Sensi. In attacco, ragazzi, se arrivasse Orsolini sarebbe veramente da puntare. Ovviamente Vlahovic sì, ma Orsolini lo paghereste molto meno, potrebbe battere anche gli angoli come fa a Bologna e qualche punizione, e potrebbe prendere su degli assist. Oltretutto è molto motivato a mettersi in mostra, quasi sicuramente andrà via da Bologna, si parlava anche del Milan per lui, e Orsolini potrebbe rendere veramente tanto. Politano secondo me è difficile che De Laurentiis lo lasci partire sinceramente, o comunque chiederebbe cifre molto alte. Boga dall'altra parte, anche lui cerca un po' un rilancio dopo un'annata andata così così, e potrebbe essere anche lui da puntare. Però tra questi tre, al di là di Vlahovic che sarà quello che farà più gol, io punterei di più Orsolini a livello di investimento low cost, diciamo, per il nostro attacco. Ribéry, se lo comprate, dovreste comprarlo secondo me in accoppiata con un altro di questi attaccanti, perché Ribéry non giocherà molte partite e comunque quest'anno si è visto che è un po' in calo fisicamente, gli anni si fanno vedere, per cui io Ribéry sinceramente lo sconsiglierei. Credo che a fine anno possa fare forse 5 o 6 gol, ma dipende molto dal minutaggio e dagli infortuni. Ora ti chiedo di lasciarmi un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensi tu di questa Fiorentina di Gattuso, dove può arrivare secondo te in classifica e quali arrivi arriveranno veramente dal calciomercato. Poi se questo video ti è piaciuto ti chiedo un like e l'iscrizione al canale. Ragazzi, è gratis ma mi sostereste molto, e in più se ti va vammi a cercare anche su Instagram fantagol_real. Ciao e arrivederci al prossimo video, ragazzi.